calcolo è semplice, dal credo 54 a oggi ci sono stati credo solamente pochi anni nei quali un Maldini non facesse parte di questo club, quindi prima mio papà, poi mio papà come allenatore, vice allenatore di Rocco, poi io nel settore giovanile ho iniziato a giocare nel 1978. E poi sono arrivati anche i miei figli, una volta finita la mia carriera nel 2009, loro comunque hanno continuato a indossare questa maglia. La cosa bella del Milan è che tante volte questi ricorsi succedono. Questo simbolo sembra un simbolo turco, quindi non grandi memorie. Un cronometro. Probabilmente il significato è proprio un. Il mio gol nella partita forse più difficile delle mie finali giocate. E ancora rimane il gol più veloce della Champions League, della finale Champions League. Anche di bellezza, no? Nella sua drammaticità, sempre sportiva naturalmente, che comunque il calcio è imprevedibile e le cose non sono mai scontate, quindi è anche la bellezza, no, di questo sport. La cosa che mi fa ridere è che ho giocato 8 finali, ne ho vinte 5, ma questa è forse quella che viene più ricordata in assoluto. Ha lasciato sicuramente un segno, ha lasciato un segno importante. Era una partita dove probabilmente, anzi sicuramente eravamo favoriti e abbiamo giocato molto meglio. L'esito di una partita che sinceramente come gioco non aveva mai cambiato padrone, perché abbiamo sempre tenuto noi, diciamo, in mano il gioco, siamo stati pericolosi praticamente sempre, però sono cose dolorose, ma che quando le accetti poi dopo è più facile che tu possa avere poi un'altra chance. Io ho bisogno ancora di questa. Mi ha accompagnato per tanti anni. Un inizio stagione sicuramente difficoltoso e ho preso così tanti antinfiammatori, antidolorifici che sinceramente anche durante io della partita mi ricordo veramente poco. Mi ricordo l'inizio, mi ricordo il gol di Zaghi. Mi ricordo la fine e un po' della festa. E un'altra cosa divertente è che quando mi sono operato a 3 giorni dalla finale, dopo l'anestesia generale, sai, quando sei tra dormiveglia, ti svegli, ti riaddormenti, ogni volta che mi svegliavo chiedevo a me stesso se avessi vinto, se avessi perso e dopo qualche secondo di panico mi ricordavo della vittoria e mi riaddormentavo tranquillo, quindi è stato, diciamo, un risveglio graduale molto felice. Il rapporto con questo club è nato nel 78 e non si è ancora chiuso. Il fatto che la famiglia Maldini sia legata dagli anni 50, a metà anni 50 ad oggi, con almeno uno dei suoi componenti della sua famiglia, con questo club, dice tutto.